Wow, grandi amici del tubo, bentornati qui su Canale 16 Mesi ragazzi, bentrovati nella serie della Formula 1 ragazzi. Siamo qui nel secondo gran premio della stagione, ovvero a Sakhir in Bahrain. Come potete vedere ragazzi, abbiamo completato il primo upgrade diciamo della nostra macchina e potete vedere infatti che abbiamo sorpassato un paio di team, ovvero come l'Haas che è salita molto, la Force India e forse anche la Renault era già sotto con la deportanza a livello 1. Adesso potrei fare tutti questi 4, ma io vado per il big prize e aspetteremo il prossimo weekend per potenziare il motore con 700 punti risorse. Vedete che ne ho 571. La nostra posizione in classifica è sempre la stessa. Adesso andiamo a fare le qualifiche, ma prima di salutarci visivamente vi dico che nelle prove libere avevo il tempo stimato della pole position, della simulazione della qualifica. Vi dico solo questo. Quindi ho buone aspettative per questa qualifica. Cerchiamo di non sbagliare il nostro giro. Let's go. Ci siamo ragazzi. Ovviamente il nostro tipo di gomme sarà la Super Soft, perché è perfetta per fare questo tipo di prova. Direi che possiamo andare in pista. Ho visto un tempo un po' nuvoloso, non vorrei che piova per la gara, ma in Bahrain con la pioggia io non ho mai visto. Comunque si parte ragazzi, giro di qualifica, DRS attivato in automatico, dobbiamo arrivare a quindicesimo, no, qual è il nostro obiettivo? Nessuno ce l'ha detto. Allora, dietro come sempre c'è la pole, vedete che per ora siamo davanti e questo è molto positivo. Mi trovo particolarmente bene in questo Gran Premio, devo dire ragazzi, proprio è un tracciato che secondo me ci sta, mi piace molto, tante curve belle e pesanti come piacciono a me, non curve veloci in cui perdo tempo, ma ora concentriamoci. Non benissimo quest'ultima curva e qui ci siamo persi la pole, porca troia, però nei primi 5 potrei qualificarmi, vediamo, sono arrivato subito dopo. Sesto, mamma mia, cazzo, pensavo molto meglio. L'ultima curva ho sbagliato, porca la puttana. Sesto comunque ragazzi, spero che la scuderia sia contenta. 5 decimi dalla pole, ho preso praticamente in una curva e rotellino, ho preso 5 decimi, molto bene. Qua l'abbiamo smerdato raga, settore più veloce, settore più... Mamma mia, smerdato, mamma mia, 17 a 10. Vediamo però, la gara l'altra volta ci ha tradito, quindi dammi un punticino in più, molto bene. Un altro? E si torna sul 6. Là. Allora, ascoltiamo la segreteria telefonica che ci dirà l'obiettivo. Sì, esatto. Ehi, indovina un po'? Ho ricevuto gli obiettivi del team per la gara. Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. Va bene. Allora, finisci la gara almeno al 12° posto. Si può fare. Fernando Alonso sconfitto e arriva almeno 12°. Ok. Vabbè, ci sta, dai. Diciamo che l'obiettivo che mi metto io è andare a punti in questo Gran Premio, cioè nei primi 10. Poi, mai che vada, abbiamo due posizioni di libertà, diciamo, per arrivare 12°, come dice la scuderia. Bene, ragazzi, allora, non perdiamo altro tempo. Qua non ci sono filmati, non c'è Nugaz. Siamo qui nel computer 17 a 10, la rivalità. Andiamo alla gara, signori. È qualcosa di speciale nell'aria qui in Bahrain stasera, e non parlo solo della sabbia. Hanno tutti svolto un grande lavoro in vista della gara di questa sera sul circuito di Sakhir. Non vediamo l'ora di rivivere un gran premio che ci ha regalato tante emozioni in passato. Eccoci qua sulla pit lane, salutiamo lì la telecamera che ci sta inquadrando. Allora, io direi che ci sono 14 giri da completare su questo tracciato. Questa qui è più rischiosa perché due soste io non me la sento. Allora, qua dicono che è bello, meno male. Io andrei con la strategia classica. Eccoci ragazzi, stiamo per prendere posto sulla griglia di partenza. Abbiamo completato il giro, il warm up, che tanto a voi interessa poco ragazzi. Siamo pronti per partire dalla nostra sesta piazza ragazzi. Aspettiamo che tutte le vetture si mettano sulla linea di partenza. Speriamo che nessuno sbagli di mettersi... Questo penso non succeda nel gioco. Comunque ragazzi, volevo dirvi che ho visto i commenti, ho visto che tanti di voi mi avete chiesto di mettere la gara intera. A me siccome è intera tutta non piace. Attenzione, concentriamoci sulla partenza. Zazza, via! Si parte, mamma mia che partenza! Oddio, mamma mia, sverniciati!
due piloti davanti a noi. No, in realtà Verstappen è ancora qua, ma possiamo imbucarlo. La prima staccata, buttiamoci anche su Hamilton, troppo pericoloso, ma si allarga. Giriamo in terza posizione dopo la prima curva, ragazzi. Grande partenza per noi. Mamma mia, questo tracciato proprio mi gasa. La prima curva, poi soprattutto del territorio di caccia per me. Occhio Hamilton, che ci prova ma non ci riesce, dietro a Vettel e a Rosberg, e davanti poi non c'è più nessuno. Siamo terzi, ragazzi, sì, stiamo anche avvicinando, vi dico la verità, non fatta benissimo questa curva. Eccolo qua, l'errorino. Ok, bene, così siamo attaccati ai primi due, ragazzi, attaccati ai primi due. Chissà che la nostra strategia di fare un pit stop solo non ci porti qui sorpasso all'esterno, impossibile. Come superati i limiti della pista? Dove? State zitti. Qua lo imbuchiamo, ve lo dico, lo imbuchiamo là in fondo. Vettel presa la seconda posizione. Mamma mia, che primo giro, raga. Non molla Vettel, ma gli stiamo davanti. Occhio a non scodare troppo qui. Questo è un punto di tracciato che non mi piace tantissimo, però rimaniamo davanti. Rosberg se ne sta andando, ma neanche troppo in realtà. Pensavo molto peggio. McLaren che sta facendo il colpaccio in questo Gran Premio del Bahrain, signori. Sta per concludere il primo giro? Sì, quanto manca? Sì, sono le ultime curve queste. Non sbagliare. Come in qualifica? Molto bene. Oh là! Finisce praticamente il primo giro. Siamo in seconda posizione, tallonati neanche troppo in realtà da Vettel e da Hamilton, che si stanno superando là dietro. Rosberg imprendibile, guardate il motore Mercedes, e guardate quando vi dico imprendibile, un cazzo dentro, siamo davanti. No, mi ha buttato fuori. Ah, dov'è? Eccolo lì. No, perché ho guardato, correzione volante, attenzione. Dio, anche Hamilton. No, lo chiudiamo la strada così, ancora secondi, raga. Mamma mia, c'ho le palpitazioni in sta gara. Oh, non si può sbagliare niente. Vorrei usare anche meno replay possibili. Sta curva proprio non la so fare. Meno replay possibili, ma quello dipende un po' non solo da me, perché come avete visto nel primo Gran Premio la gente ti tampona con una facilità un po' troppo facile. È un po' disarmante la facilità con cui ti tamponano qua. Quindi non dipende solo da me l'uso dei replay, ma speriamo bene, ecco. Attenzione, ragazzi, adesso abbiamo tutto il rettilineo, ci scalziamo subito. Oh, non riusciamo mica a superarlo. Sì, forse sì. Ok, direi essere inabilitato e giriamo come primi. No, lunghissimi. No, Hamilton, merda, ci ha passato anche Hamilton, raga. Porca troia, che puttanata che ho fatto. Mamma, ragazzi, che tensione sto Gran Premio. Il terzo giro sto già sudando come un maiale, perché qua siamo tutti attaccati uno all'altro. Vediamo se riusciamo a infilare Rosberg in questa staccata. No. Attenzione anche a Vettel dietro, che ci sta lì proprio. Oh, le calcagne, no, perché mi hai scodato in sta maniera. Porca troia, McLaren del cazzo. Qua perdiamo la posizione facile proprio, eccolo qua. E siamo quarti, porca puttana, però adesso li rinfiliamo almeno Vettel sicuramente. Bene, così ci rimettiamo dietro le Mercedes. Non si. In quella staccata lì, ragazzi, sono micidiali, c'è poco da fare, eh. Guardate qua le Mercedes! Che lotta qua davanti, signori! Che lotta qua davanti! Vediamo se riusciamo a approfittarne con Rosberg, che è rimasto indietro, e lì si affianchiamo. No, il settore giallo, non posso superare qui. Come cazzo funziona? No, andatevi dentro. Oddio, ho fatto un casino. No, l'ho sorpassato. Non molto legalmente, diciamo così. Però ci sta, raga. Siamo secondi dietro a Hamilton, ragazzi. Non facciamolo fuggire questa curva. Ovviamente vado fuori perché non sono capace. Mamma mia, per un pelo che gli davo dentro, ragazzi. Sto meditando. Si è aperta la finestra dei box. Potrei provare a fare il cosiddetto undercut, cioè andare al box prima di loro, sperare che loro trovino traffico, sperare che noi non ne troviamo. Sì, vabbè, non vedo perché in Bahrain dovrebbe arrivare una perturbazione. Comunque dicevo, sperare che loro trovino traffico e noi no, e così magari sorpassarli, perché loro sono ancora, hanno perso tempo nel giro di uscita dai box, il cosiddetto undercut, insomma, dai, si chiama così, inutile che ve lo spiego. Comunque, ragazzi, non lo so, sono un po' indeciso, perché in pista mi sa che le Mercedes sono ancora imprendibili. Vedete, box. Ok, allora box sia, signori. Speriamo che sia un undercut, o se non è un undercut, amen, cicce. Vediamo se anche Hamilton va in box, ragazzi. Sì, peccato, perché si poteva fare questo undercut. Adesso vediamo, sta nei meccanici fare la gara ora. Dove cazzo siamo noi? Madonna, in Culonia, oh.
Dove che... Ah, qua in fondo. Dai raga, eh. Dai raga, dai raga, dai raga, dai raga, dai raga. Se la ripresi dietro. Peccato. Peccato, siamo lì. E adesso ragazzi, una sosta l'abbiamo fatta. Adesso sta tutto nel vedere come va la gara e come riusciamo a sfruttare questa cosa. Ok, siamo rientrati sedicesimi ragazzi, però probabilmente tutti devono... Oh, qualcuno mi ha toccato, che cazzo è successo qua? No, 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 fatemi usare sto replay, porca troia, perché qua non è possibile, eh. Primo replay, ma vedete che questo l'ho usato perché la gente è stronza, cazzo, non è mica colpa mia qua. Che nessuno mi tocchi, eccolo là, sapevo, sapevo, ma che cazzo vuoi, fuori dalle palle? Guarda, se mi hai spaccato la macchina ti inculo, hai capito? Chi sei soprattutto? Madonna santa, mi fanno incazzare questi. Noi stiamo dietro Hamilton ragazzi, magari se lui perde tempo a sorpassare qualcuno proviamo a infilarlo. Tipo qui raga, perché qui sto andando più veloce, però non c'è spazio per sorpassare qui, non c'è spazio. Allora vediamo di sbrigarci un po' di questi piloti qua, perché anche rimanere quindicesimo non vorrei, non so. No, Vettel ha fatto il cambio assieme a me, però per dire Rosberg no, quindi... Lui potrebbe fregarci la posizione. Occhio che qua ci proviamo su Hamilton. Ci proviamo su Hamilton e ci tocchiamo. Contatto con Hamilton, porca troia. Contatto con Hamilton, dove ci fa andare sta cosa? Vaffanculo, però siamo ancora lì raga. Siamo ancora lì, abbiamo perso qualcosina. Contatto che forse ruota ruota non ha causato danni. Mamma mia, sto Gran Premio è una cosa tipo ansia continua. Ecco Hamilton intanto che attacca Felipe Nasr, lo passa direi. E vaffanculo, secondo replay. Eccoci qua tornati raga, qua ho sbagliato clamorosamente io proprio, non c'è, non ci sono scusanti, però adesso abbiamo un replay solo, considerando che uno l'abbiamo usato però per gli altri, per colpa degli altri, potrei usarne due, passiamo anche noi Nasr in maniera un po' aggressiva, però vaffanculo, levati dalle palle, oh, tutti ai pit stop, molto bene, guadagniamo posizioni, dovremmo ritornare secondi, vediamo se alla fine di questo rettilineo con il DRS riusciamo a passare Hamilton, manco per cazzo, forse sì, invece no. Andiamo lunghi, arca troia, adesso mi ripasserà all'interno, sapevo. Peccato raga, peccato, era buono. Ancora dentro qui, come sempre, ancora dentro. E lì c'è il primo ragazzi, c'è Sergio Perez, che non so per quale motivo, penso non sia ancora rientrato ai box. Intanto abbiamo risorpassato Hamilton. Abbiamo risorpassato Hamilton, che ovviamente però ci sta alle calcagna. Adesso ha preso la scia, gli diamo l'interno. Non so che non è una buona idea, però qui c'è la curva poi, vabbè, però non ci passa, quindi fanculo anche Hamilton. Andiamo alla caccia di Perez noi. Concentriamoci su, sempre su quello davanti, mai su quello dietro. Dio, rischiamo di aver fatto bene questa curva. No, 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 mi ha scodato la macchina da paura. Che abbiamo perso un buon decimino sicuro. Però adesso possiamo rifarci vicini qui, raga. Possiamo rifarci vicini qui, occhio a Perez. Mamma mia. Mamma mia, dai, dai, no, il motore non va avanti, cazzo, il motore non va avanti, stai zitto, ingegnere, in curva neanche, neanche in curva, che motore di merda, vedete che proprio mi serve la miglioria del motore, oh, mi ha toccato qualcuno, oh, che cazzo è successo qua, oh, ma porco due, porco, 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 no, 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 Rosberg, non rompere i coglioni, che cazzo è successo, mi ha toccato Hamilton, ho sbagliato io, mi pare una roba così strana. Tanti errori, troppi errori raga, potrei essere stra primo, ma stra proprio primo se facessi meno errori. No, frena ciccio, frena, porca troia, Rosberg, che minchia stai a fare, porco due, porco. Cioè, ho capito tutto, ma non è che puoi far quel cazzo che ti pare, eh. Mannaggia il cazzo, mannaggia, lasciamo l'errore per piacere. Rientriamo qui. Vabbè, faccio un rientro un po' più safe allora, eh? Se tanto devi sorpassarmi, perché fai quel cazzo che vuoi, sorpassami allora. Ecco, siamo terzi. Vaffanculo a Rosberg però. Che coglioni, che coglioni Rosberg. Porca troia, adesso ti inculo a sangue. No, perché uscire di gara per colpa degli altri. Anche no, se mi schianto io il conto. Vaffanculo, va. Ultimo replay ragazzi, dobbiamo ciucciarci gli ultimi tre giri senza replay, adesso se gli diamo dentro, però in effetti non è una buona idea perché finiamo la gara all'ultimo posto, perché usciamo, quindi meglio il podio, magari il gradino più basso, ma va bene uguale.
Adesso mi sa che le Mercedes qui in fondo alla gara ci stanno scappando, abbiamo abbastanza spazio su Raikkonen, quindi possiamo fare qualche errore cercando di infilare Rosberg. Probabilmente lo infiliremo in fondo alla staccata del rettilineo, dove abbiamo, c'è poco da dire, abbiamo un altro passo rispetto a tutti gli altri, Mercedes, non Mercedes, chiunque. Abbiamo le gomme un po' rovinate, ma niente di che. DRS a tutta, ragazzi, cerchiamo di infilarlo là in fondo, ragazzi. Vediamo, siamo troppo distanti. Mannaggia al cazzo che distanti che siamo. Troppo. Intanto però ci rifacciamo sotto e magari la prepariamo a curva 5. Qual è la curva? Quella dove curviamo in piena, no? Non mi ricordo. La prossima, dopo questo rettilineo qua, ragazzi, siamo abbastanza vicini. Possiamo provare a infilarlo. Come ci ha infilato lui? Senza chiedere permesso. Mamma mia, gli sbariamo la porta in faccia. Torniamo al secondo posto. Dietro Hamilton, che però per colpa di questa bagarre, di quell'errore là, se ne sta un po' andando. Però ci sta, raga, ci sta. Non dobbiamo sicuramente vincere la prima stagione noi con la McLaren. È già un miracolo che siamo qui a far panino tra le Mercedes. Qui altro errore, andiamo un pelo lunghi, perdiamo altro tempo su Hamilton. E Rosberg ancora qui sotto il nostro scarico. Ultimo giro, ragazzi, che inizia ora, due giri un po' noiosi in cui non succede niente perché Hamilton ormai ci ha dato via un paio di secondi, vedete qui sembra vicino ma in realtà è a due secondi, qui forse abbiamo recuperato un po' perché ha fatto un errore lui, ma insomma vabbè, imprendibile in quest'ultimo giro. Sì, lo so che Hamilton conduce la gara, grazie, e dietro Rosberg è a distanza di sicurezza. Forse non può neanche più utilizzare il DRS, quindi proprio, ragazzi, posizioni penso congelate a meno di errori incredibili, e non me la gufo perché gli errori possono essere solo miei, perché il computer più di tanto non sbaglia, quindi cerchiamo di non fare cappelle perché non ho più, cioè ne ho ma non voglio usarne più di tre, anche se uno e mezzo diciamo li ho usati per colpa degli altri, però questo lasciamo stare, non facciamo polemiche. Vediamo di concludere questo giro in bellezza perché stiamo per andare a guadagnarci il nostro primo podio in carriera, ragazzi, ed è un momento storico in cui vi chiedo un impegno storico per il mi piace, Madonna, cosa mi scoda la macchina, raga, proprio devo avere le gomme dietro, cioè veramente non a terra, di miate, cioè con i chiodi dentro praticamente, 7 decimi più dentro ho fatto l'ultimo giro, anche Hamilton sta rallentando e Rosberg non ci becca a quanto pare, vabbè, peccato, avendo fatto magari un giro, ultimo giro un po' più migliore, forse qui si poteva provare a piazzargliela nel di dietro a Hamilton, ma va bene lo stesso così, ragazzi, Hamilton va a vincere il Gran Premio di Bahrain, ma noi arriviamo secondi, signori. Fuochi d'artificio per Hamilton, ma anche per noi, è giusto esultare. Sì, cazzo, un italiano sul podio della Formula 1, non succedeva da fisico, penso, fisichella, credo. Vittoria per la Mercedes, qui lui non mi ricordo adesso il nome, scusatemi, non mi viene in mente, non voglio dire cazzate. Eccolo Hamilton che esulta, ma dovremmo esserci anche noi. Eccolo qua il podio ed eccoci qua, signori, tutti in tuta bianca, ma noi siamo con la McLaren Honda, signori. Eccoli qua i nostri meccanici. Eccoci che alziamo il premio e andiamo a Berlino, Beppe. Gara del Bahrain, è giusto festeggiare ora, è giusto festeggiare assieme a Hamilton e Rosberg, che non faranno mai una cosa del genere. Noi da dietro lì facciamo il terzo incomodo e non ci cagano noi. Sì, brindisi con Hamilton, con tutti, perfetto, bene così, ragazzi. E niente, con questa splendida immagine dal podio del Bahrain, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questa è la classifica, adesso vediamo la classifica dei piloti. Siamo quarti, signori, siamo quarti, classifica piloti. Alonso ci saluta dalla 13ª posizione. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace per il nostro primo podio. Iscrivetevi al canale per vedere tutto il resto del campionato della Formula 1 e la serie del MyGM, poi 2K17. Tutti i social, il link per le magliette Facebook in descrizione. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!